è l'unico nel panorama della cultura italiana che possiamo identificare solo con un nome: il teatro di Edoardo, le commedie di Edoardo, la televisione di Edoardo, il cinema di Edoardo. E in quel semplice nome c'è la potenza dei suoi testi, la potenza del suo corpo, la sua capacità di raccontare e la sua capacità di raccontare la commedia umana. Solo in un nome, in un semplice nome. Credo che il modo migliore per iniziare non siano le mie parole, ma siano quelle di un grande autore, le parole di uno ben più importante di me, su Edoardo. Ne ho un ricordo bellissimo io di Edoardo. E ho un ricordo straordinario delle sue battute e che in realtà lo, dietro le quali si mascherava, perché credo che avesse una sensibilità estrema. E anche era capace di gesti molto nobili nel momento nel quale era amico. Lei ha avuto l'onore, il merito e la capacità di portare Edoardo De Filippo in televisione. Ho fatto il produttore di tutta la serie, l'ho seguita dall'inizio alla fine. Dire che è stata una simpatia a prima vista è dire esattamente come andarono le cose. Abbiamo lavorato assieme 6 mesi, non abbiamo mai avuto un incidente di percorso, non abbiamo mai avuto nulla. Quei 6 mesi passati con Edoardo mi hanno insegnato più di qualsiasi accademia d'arte drammatica, più di qualsiasi altra cosa, su come si dirigono gli attori e soprattutto sui rapporti, come ci si rapporta fra attore e attore. E lui che cosa pensava di lei? Finita la trasmissione, io dissi a mia moglie: domani mattina scrivo una lettera a Edoardo per dirgli quanto è stato bello. Però non la scrissi, dico: la scrivo domani. La scrivo dopodomani, ma arrivo una lettera ad Edoardo che diceva: come è stato bello lavorare in televisione con uno come voi. Questo incontro, che ha un titolo essenziale, Edoardo e noi, essenziale ma che dice tantissimo. Edoardo ci appartiene, appartiene a tutti, Edoardo come patrimonio dell'umanità. Il modo in cui i due film presentati in anteprima, che con Natale in Casa Cupiello del 2020 completano la trilogia di Edoardo De Angelis, sono un modo per restituire la profondità, lo spessore, la pregnanza universale del lavoro di Edoardo in una dimensione di assoluta contemporaneità. Edoardo è un classico ed è quindi per definizione contemporaneo. La sopravvivenza dei classici è la loro stessa dimensione di contemporaneità. Però questa operazione di Edoardo De Angelis e di tutti coloro che con lui hanno lavorato alla realizzazione di questa trilogia, in questa contemporaneità lavora con grandissima intelligenza. Edoardo è anche contemporaneo, estremamente moderno, anche per essere stato un autore intermediale, con un termine che si usa oggi, che ha saputo lavorare, partendo dal teatro, con mezzi diversi: la televisione, il cinema, la radio, l'opera lirica. E devo dire che i film di Edoardo De Angelis sembrano anche rispettare questa dimensione di relazione tra linguaggi, tra modi, impostazioni di mettere in scena, di lavorare con l'interpretazione degli attori, di lavorare sulla parola,
sala, di farla risuonare. È un'operazione che il servizio pubblico ci offre, anche questo mi sembra un elemento di grande importanza che vale la pena sottolineare in questo contesto, e non voglio insomma rubare altro tempo, perché appunto abbiamo degli interventi e delle relazioni che toccheranno questi temi, così come anche più specificamente quelli legati alle opere che i due film riportano sullo schermo, la famiglia, naturalmente la famiglia come specchio della società italiana in relazione a un contesto, a un momento, a un'epoca, che però viene affrontata in modo da diventare anche altro rispetto a quel specifico momento storico. Buongiorno a tutti, ringrazio la prorettrice. E quando prima parlava di servizio pubblico, è, almeno per quanto mi riguarda, una delle missioni più importanti del più grande editore italiano, che ha delle responsabilità, come dire, da una parte diciamo culturali, ma dall'altra parte anche la responsabilità di raggiungere il maggior numero di persone, perché noi siamo editori e produttori che poi facciamo le nostre produzioni insieme con i produttori indipendenti, in questo caso con Pico Media e con Roberto Sessa. Quindi noi dobbiamo capire, scegliere e pensare delle storie pensando a quale sarà il punto di ingaggio con il pubblico tra 2-3 anni. È chiaro che, e lei lo diceva prima, i classici, ma comunque il romanzo, la letteratura, il racconto, il copione teatrale ci aiutano in parte in questo lavoro, perché noi lavoriamo sia su storie originali, ma lavoriamo molto anche su progetti che derivano dal testo scritto. E così, come nel caso con Edoardo, inizia a diventare una specie di corpo a corpo con l'adattamento. L'adattamento è un corpo a corpo, è sempre, Borges dice, l'originale non è mai fedele alla traduzione. E questo è vero, perché siamo noi nella traduzione che scegliamo quelle strade dentro la densità dell'originale che possano produrre un senso che sia forte per il momento in cui noi viviamo quella storia. E questo attraversava i 3 capitoli della storia. Metto 3 capitoli perché Natale in casa Cupiello è stato pensato insieme. Questa è una trilogia sullo sfaldamento, l'indebolimento, la frustrazione della figura maschile. Questo filo dà una lettura che dentro le cose di Edoardo c'erano, perché non ce la siamo inventata noi, nel senso che avvertiva in maniera fortissima quello che stava accadendo, mentre gli altri non se ne accorgevano, l'aveva capito e in qualche modo l'aveva, come dire, messo dentro. È chiaro che se poi c'hai altri pezzi, questi 3 invece hanno una coerenza dietro, cioè sono stati scelti apposta perché avessero questa coerenza e questa declinazione. Certo, tra 30 anni, nel 2051, nei testi di Edoardo, io sono sicuro che i contemporanei del futuro riscopriranno il loro precursore. Grazie. Rimanere. E per quale motivo ve ne dovete andare da casa mia? Qua ci stanno i figli. Giuliana, vieni pure tu, vieni. Lo sapeva che mamma se l'intende con l'ingegnere? Così ha detto papà. E tu non dici niente? Maria Carolina, tu nemmeno parli. Pietruccia, mamma, ma come, non sapeva che mamma fa l'amore con l'ingegnere? No. Tu te ne devi andare, non l'ingegnere, che è una cara persona. I miei figli lo sanno chi sono e come la penso. Tu no, tu non vedi niente. Né come ho cresciuto questi figli, né come porto avanti questa casa. Vicinasti mobili, goppasti pavimenti, rindasti piatti. C'è sto sacrificio, donna Rosa Priore.
Sapete qual è stato tutto il fastidio che lui ha avuto per i figli? Eh? È nato Roberto? Lo bracciale. È nata Pietruccia. La cullana e perla. Qua c'è sta Giulianella. La spilla brillante. E poi? Indifferenza. Strafottenza. E disprezzo. No, io non mi fermo fuori più. Te ne hai! Te ne hai! Che c'è sta Roberto? Che c'è sta Pietruccia? E che sei Giulianella? In te che bisogno è l'oggetto per ricordarmi che ci ho fatto tre figli con te? Tu ti devi ricordare che li hai fatti con me! Aspetta, che stella, stella nelle fidanzamenti. Edoardo è un classico, è vicino a tutti noi, e tuttavia quando noi oggi parliamo di Edoardo come classico ci troviamo a un punto di arrivo. Edoardo è stato riconosciuto subito come un grande interprete, ma solo col tempo è stato riconosciuto come autore. Ora, caso vuole che proprio Non ti pago sia stata la prima opera per la quale la critica si è trovata a riconoscere il ruolo di Edoardo come autore. Un critico che si chiamava Enrico Rocca, mentre parlava di esplosiva tragicommedia del lotto, della fortuna sfacciata e dell'indomabile antipatia, quest'opera, secondo lui, era destinata a occupare un posto inattesamente distinto tra gli stalli del teatro italiano contemporaneo. È la prima volta che si fa un'affermazione di questo tipo. Questo significa Edoardo è un autore del teatro contemporaneo e lo sarà anche dopo, quando si continuerà a parlare di quest'opera. Quest'opera venne pubblicata in rivista subito, cosa insolita, quindi già questo è un riconoscimento. Fu pubblicata però in traduzione, e la traduzione non fu di Edoardo, ma di un drammaturgo critico che era Cesare Vico Lodovici, il quale tradusse questa opera in un italiano impeccabile, un italiano letterario, libresco. Vi dico soltanto un paio di cose: il personaggio di Aglietiello, l'assistente attendente, diciamo, del protagonista, diventa Cipolletto. Si parla di nuvola a forma di ciuccia, e nella traduzione è nuvola ciuchiforme. E anche traduzioni di parole italiane, diciamo, da un italiano evidentemente percepito come colloquiale, che viene innalzata a un tono libresco, per cui pazzo diventa matto e inguaiato è invece la persona che si trova in mezzo ai guai. L'adattamento in televisione curato direttamente da Edoardo, 1964, un adattamento in cui il dialetto viene sfumato, per esempio cosce storte diventa gambe storte, pepazia in napoletano scherzo diventa appunto perischerzo, scartellato diventa gobbetto, è trasuto diventa è entrato, s'assettava diventa si sedeva. Ecco, Edoardo negli anni 60 tendeva ad attenuare il dialetto nei suoi testi, meno però negli anni 70. Non è Edoardo che tradisce il napoletano come ogni tanto si sente dire a Napoli, in Sabato, Domenica e Lunedì. È un italiano che si lega anche al contesto storico. Ora, il film è ambientato negli anni 60, l'opera teatrale è ambientata invece negli anni in cui è scritto, cioè 59, sono comunque gli anni del boom economico, di cui Edoardo percepisce i fermenti.
c'è il personaggio della sorella del protagonista, cioè zia Memè, che a un certo punto dice compratevi il Gattopardo, quindi il romanzo alla moda, e anche zia Memè introduce il punto dell'emancipazione femminile. Ecco, quindi Edoardo coglie questi aspetti. In questo contesto l'italiano è la lingua che le famiglie italiane stanno cominciando ad usare nella loro comunicazione quotidiana. E di questi continui cambiamenti del mondo Edoardo è consapevole, è un attento osservatore e anche un po' appunto il profeta, e ci racconta il presente, per il nostro presente, che in parte per lui era ancora futuro. Quindi anche questo fa di Edoardo un grande classico. È tempo di far vivere le meravigliose parole di Edoardo in corpi nuovi. Che sappiano fare da eco all'universalità di questa lingua, che non è mai stato napoletano prima che Edoardo la inventasse. Dopo che Edoardo l'ha inventata, è diventato il nostro dialetto. Oggi si può pensare ad una continuità, perché c'è una tale fame di film, di serie. Oggi bisogna solo stare attenti a decidere che tipo di segno vogliamo lasciare. Per questo che ti dicevo un giorno, ti ricordi, che questa è una delle cose più moderne, una parola pericolosissima, che si potessero fare oggi. Il film che abbiamo fatto noi qui è molto più bello di quello che avevo immaginato. Ma sai, cioè, pensavo di fare De Filippo come un lavoro ben fatto tra una pandemia e una ripresa e l'altra, e invece ho scoperto una meraviglia dentro questo lavoro che non speravo di scoprire, però io spero sempre con un certo pudore, certo, però scavo molto, e quindi e qui è venuto fuori un tesoro. Ma tu la scommessa l'hai vinta quel giorno che tu hai detto, dice, la scommessa l'hai vinta quando hai preso a me. No, la scommessa quando hai detto no, quando tutti sono saltati sulla sedia dicendo ma non è napoletano, è lì che è cominciata la rivoluzione che tu hai fatto con questo film. È lì, tra l'altro circondato da una famiglia di napoletani, sì, spesso serpenti, diciamo, che stavano lì a guardare se come la dicevo, come non la dicevo. Sì, è vero. Partivo ascoltato, sì, no? E questo è molto bello, perché è un, certo, cortocircuito di cui Luca Cupiello si nutre. Certo. Perché Luca Cupiello è un personaggio bersagliato. Come no. Tutti gli sparano addosso. Certo. E lui resiste fino alla fine, fin quando non l'abbattono. Luca Cupiello per me appartiene alla razza degli Amleti, perché è un ingenuo, ridicolo, pazzo, e pur sapiente come solo gli Amleti sanno essere. E come Amleto, Luca fa la messa in scena, la fa attraverso quell'oggetto meraviglioso lì, e quell'altro fa la messa in scena, le cose. Questo è, cioè, Edoardo è lo Shakespeare della miseria, della piccola borghesia, dell'umanità diseredata. C'è poco da fare. Ed è quello che ci ha lasciato è così prezioso, che è veramente poterlo ammirare, ma anche mostrare. Certo. Non solo ammirare per quello che è, ma mostrare di questo tesoro sfaccettature che il teatro non poteva mostrare. Assolutamente. Portarlo in questo linguaggio ci permette di entrare nel sogno del presepe. Del presepe. Di mostrare dei lati del presepe che stavano nel testo di Edoardo, stanno nel testo di Edoardo, ma che non erano stati mostrati. E quindi in questo senso la rivoluzione è nel linguaggio. Assolutamente sì. Realizzare dei film in un momento storico piuttosto che in un altro, certo, cambia le cose. Devono restare dei racconti universali, certo, ma devono essere anche letti in relazione al tempo in cui vengono realizzati. Il 2020 è un anno che rappresenta uno spartiacque
per nella forza. Nostra storia. Per forza. Così come lo fu il 1950, che è stato l'anno in cui abbiamo deciso di ambientare questo adattamento, perché parliamo di un'epoca in cui ci sono ancora le macerie, all'epoca le macerie della guerra, adesso certo. Le macerie di una grande sofferenza generata dalla pandemia, ma anche i primi bagliori di un benessere che non è ancora arrivato, no. Ma che è desiderato, esatto. Che è ricercato. Che magari è ancora soltanto nel desiderio, nella speranza, ma sta lì, il germe sotto è là. Sì, perché già desiderare significa in qualche modo volerlo materializzare certo, qualcosa assolutamente. Che deve arrivare. E il Natale è emblema anche perché è qualcosa, è una festa che certo. Si celebra d'inverno, dove la natura è morta, dove i fiori non ci sono, dove tutto è grigio. Eppure è una festa colorata perché colori. Celebra la rinascita della natura, la certo. Nascita del bambino e la rinascita... E quindi la rinascita natura. Di tutti noi. Di tutti quelli che sono attorno al bambino. Di quelli perché che il sono, bambino certo. Genera meraviglia. Un altro regalo che questo film mi ha fatto è che io quest'anno rifarò il presepe a casa mia. Ah beh, questa è una bella notizia. Io verrò con mio figlio i giorni precedenti il Natale qua a Spaccanapoli, comprerò i pastori e rifarò il presepe come non faccio più purtroppo da qualche anno. E allora e vuol questo dire è un altro regalo. Che io lo verrò a visitare. Venite a visitare, venite a visitare. Edoardo scrive: gli attori napoletani vanno scomparendo, ed è bene, poiché essi hanno già assolto il proprio compito. Infatti la loro spontaneità e naturalezza si ritrovano oggi anche negli attori italiani, specie nei più giovani, la cui recitazione va migliorando proprio perché sono esistiti gli attori dialettali, napoletani, siciliani, toscani, eccetera. Lo sforzo di tutta la mia vita è stato quello di cercare di sbloccare il teatro dialettale portandolo verso quello che potrei definire grosso modo teatro nazionale italiano. Trovavo in questo scritto due elementi che individuano una forza di Edoardo che non ho più incontrato in altri artisti. La capacità di disegnare un progetto culturale, la capacità di collocare il proprio lavoro all'interno di una strategia culturale nazionale e internazionale. Quando Edoardo comincia a lavorare, il teatro dialettale comincia a subire i colpi più forti. La maggior parte della politica culturale nazionale stava andando contro. Quindi Edoardo si trova in un momento in cui ha un grande successo di pubblico, sa, mentre cresce il suo successo di pubblico, si abbassa la rilevanza nel contesto culturale di quel tipo di prodotto. Edoardo ha due possibilità a questo punto. Una, seguire un percorso che si era aperto per il teatro dialettale, il varietà, nelle sue forme più ampie. Ma dall'altro invece, ed è questo che gli interessava, era ricollocare il teatro dialettale all'interno dell'esperienza della prosa. Lui è chiaramente già pubblicato nelle riviste, ma capisce che ciò non è abbastanza. Lui deve essere pubblicato da Einaudi e ci sarà tutto un lavoro che lui farà. Poteva accontentarsi, come ha fatto il padre, di essere pubblicato dalle piccole dalle edizioni, di essere stampato per essere venduto. No, c'è bisogno di avere il mio lavoro pubblicato. Non è narcisismo. È ricollocare il proprio lavoro di drammaturgo. Capisce anche che non, per fare ciò non deve fermarsi alla pubblicazione, perché avrebbe perso quell'altra parte del patrimonio, gli attori, che come lo passo, come lo comunico.
allora lui, all'interno di un contesto già ricco di scambio con cinema e televisione, che lui comincia già dagli anni 30, lo conoscete con il cinema e continua con la televisione, deve essere pubblicato anche dalla televisione di Stato, perché non solo in quel caso sto collocando culturalmente anche quel patrimonio attoriale, ma comprende che il posizionamento all'interno del contesto dei consumi culturali non può fare a meno del nuovo strumento che sarà quello, il fautore della cultura italiana. Si dice che nella vita dell'uomo c'è un punto di partenza e un punto di arrivo, di solito riferiti all'inizio e alla fine di una carriera. Io invece sono convinto del contrario. Il punto di arrivo dell'uomo è il suo arrivo nel mondo, la sua nascita, mentre il punto di partenza è la morte, che oltre a rappresentare la sua partenza dal mondo, va a costituire un punto di partenza per i giovani. Perciò a me la morte mi incuriosisce, mi sgomenta, ma non mi fa paura, perché la considero la fine di un ciclo, il mio ciclo, che però darà vita ad altri cicli legati al mio. Soltanto così, anche se non crediamo in un Dio al di fuori di noi, possiamo sperare nell'immortalità. Non quella clamorosa di un Dante o di un Leonardo, ma pur sempre l'immortalità, in quanto qualcosa di noi viene trasmesso ad altri esseri umani, giovani, i quali a loro volta, dopo aver esaminato il lascito e scartato quello che non gli serve, alla fine del loro ciclo passeranno la mano, come si dice, a chemin de fer, ad altri giovani. I cicli, sempre uguali e sempre diversi, si susseguono accogliendoci tutti nella loro inarrestabile evoluzione, un'immortalità umana, quindi limitata. Ma all'uomo è stato concesso il dono di sognare, che non è poi piccola cosa. Dunque, questi miliardi di punti di partenza che miliardi di esseri umani morendo lasciano sulla Terra sono la vita che continua. La vita che continua è la tradizione. Se un giovane sa adoperare la tradizione nel modo giusto, essa può dargli le ali. E qual è il modo giusto? È lo studio, l'approfondimento delle esperienze di chi ha vissuto prima di lui. Solo dopo aver studiato, approfondito e rispettato la tradizione, si ha il diritto di darle un calcio e metterla da parte, sempre però con la consapevolezza che le siamo debitori perlomeno di aver contribuito a chiarirci le idee. Naturalmente, se si resta ancorate al passato, la vita che continua diventa vita che si ferma, e cioè morte. Ma se ci serviamo della tradizione come di un trampolino, è ovvio, salteremo assai più in alto che se partissimo da terra. Edoardo, è stato il grande macigno da cui la cultura italiana non ha potuto allontanarsi, con cui ha dovuto fare i conti. Vi leggo un pezzetto di un articolo che Roberto De Monticelli, grande critico del Corriere della Sera, scrive il 4 maggio del 1980. Forse mai mi è capitato di assistere a un finale così emozionante di serata teatrale, quando tutta la gente nella platea gremita si è alzata in piedi e più che applaudire gridava. C'era un gruppo di giovani napoletani ammassati a fianco, sotto la ribalta, che lo volevano toccare.
Edoardo, protendevano le braccia e a qualcuno gli è anche riuscito di stringergli la mano e gli urlavano: Edoardo, sei tutti noi. E quanti occhi lucidi c'erano, quante labbra serrate su un tumulto di dentro. Quella manifestazione d'amore si era protratta per un quarto d'ora buono e più. Siamo a Milano, non a Napoli con Maradona. Siamo a Milano. Io sono stato testimone di un'identica, altre identiche manifestazioni a Roma, a Firenze, a Bologna. In quegli anni dovunque Edoardo portasse il suo spettacolo. Qui stiamo parlando però di uno spettacolo speciale. Stiamo parlando di Sic Sic, l'artefice magico. Edoardo, dopo poco di quel maggio del 1980, si ritira dalle scene. È ancora in voglia di fare teatro, firma le regie per Luca, fa le lezioni ai giovani, interviene dovunque può intervenire, al Senato, in pubblico, al carcere Filangieri. A parlare di teatro e di quanto il teatro si lega alla vita. Il Sic Sic è un esempio speciale in tutto questo percorso di vita di Edoardo De Filippo. È l'ultimo ed è il primo. Era andato in scena per la prima volta nel 1929. Il Sic Sic va in scena all'interno del Varietà, si mangia tutti, vince tutto a mano bassa. Mi disse: capì che avevo vinto finalmente la mia guerra. Perché dopo un po' di giorni, quando camminavo per strada, sentivo da un marciapiede all'altro le mie battute rilanciate da qualche ragazzo, da qualcuno degli spettatori. Il Sic Sic è un documento dei fili portanti del teatro di Edoardo, concretezza in concretezza, fragilità e forza che convivono nel personaggio e nella scrittura e nel tessuto della drammaturgia di Edoardo. E sviluppa e si sviluppa nei suoi personaggi portanti. Che cos'è Luca Cupiello col suo presepe? Che autonomia ha questo personaggio? L'abbiamo sentito dire poco fa. Dove può arrivare? E che cosa è mai Pasquale Lo Iacono nel questi fantasmi? Nei suoi colloqui col professore e col fantasma. Che cosa sa? Che cosa ha capito? Che cosa capirà? Di che cosa è connivente? Ci fa schifo? Ci fa orrore? Nelle opere più celebrate mantiene intatto questo sguardo critico sulla società, sulla famiglia, sul potere, sulla tradizione. Ognuno di questi personaggi ci affascina infinitamente, perché la verità, sempre per dichiarazione di Edoardo, che ispira la sua invenzione, che però diventa immediatamente un paradosso bugiardo, immediatamente un'iperbole creativa. Per funzionare in scena, per dare all'attore la possibilità di travolgere il pubblico con quelle parole. Perché, parole di Edoardo ancora una volta, ogni tentativo di dare alla vita un qualunque significato è teatro. Edoardo come attore al cinema non ha mai funzionato bene, in realtà. Funzionava molto meglio Peppino. Il grande Edoardo, le cose migliori di Edoardo non sono al cinema come interprete, dove non sono mai riusciti, neanche lui stesso è mai riuscito a situarsi bene, ma sono come regista. Edoardo, regista cinematografico e televisivo, ha delle cose assolutamente da riscoprire. Ora, questi film che lui gira da regista
da questi film lui è molto incuriosito, a cominciare proprio da Napoli Milionaria. Perché Napoli Milionaria, che nel 45 è una cosa, nel 50 è diventato un'altra, e il film è totalmente un'altra cosa. Cioè, insomma, Edoardo scrive e mette in scena Napoli Milionaria mentre Rossellini sta girando Roma Città Aperta. E sono le due opere fondative di del nostro dopoguerra. Nel 50 Edoardo si rende conto che quel testo è un'opera storica e lo tratta come un'opera storica, cioè diventa un film molto più corale. Tra l'altro tutto girato in studio, negli studi della Farnesina, però con gli abitanti, con le comparse che sono gli abitanti dei veri bassi napoletani, in maniera molto orchestrata, con una regia proprio quasi da grande coro, che poi ha una seconda parte con personaggi nuovi, Totò, un po' è perché Dino De Laurentiis, che evidentemente spinge per fargli mettere il suo attore napoletano di maggior richiamo, un po' perché il film davvero diventa corale, diventa un film di riflessione su quello che è accaduto. Lui lo capisce che è in qualche modo è già una lettura cinematografica storicizzata. In quegli anni è importante anche questo gioco con la politica, anche perché segna forse il più bel film di Edoardo di quel periodo, che è Marito e moglie, che sono due episodi, uno tratto da una novella di Maupassant, che nasce proprio per, diciamo, in seguito alla mancata realizzazione di due film più scomodi. Uno era l'adattamento della Paura numero uno, film sulla paura dell'atomica, tratto da una sua pièce, e l'altro era Roma Livorno Mosca. Allora, per stornarlo da questi progetti, sostanzialmente pare, almeno così raccontava Antonio Ghirelli, la Film Costellazione, che era la casa, diciamo, di area cattolica, presieduta da Mario Melloni, che era l'uomo della DC nel cinema, che poi diventerà comunista, sarà Fortebraccio, il grande polemista degli anni 70, la Film Costellazione gli propone di fare questo film, in qualche modo stornandolo dai suoi progetti politicamente un po' più controversi. Edoardo accetta e fa questo film, che è un film straordinario, e soprattutto l'episodio lui, Tonio, che deve questo marito, che è la versione parossistica di tutti i mariti eduardiani, insomma. E perché questo è, a parte che è, dal punto di vista della regia, straordinario, lui si muove con una scioltezza incredibile tra i piani sequenza della prima parte ambientata in un paese, alle lunghe inquadrature frontali in cui rivendica la teatralità negando per esempio il campo contro campo, cosa che in questo senso, assumendosi in pieno, rivendicando la dimensione del teatro filmato, ma perché questo film e altri di quegli anni ci mostrano un elemento evidente, che poi il successivo Edoardo, che giustamente lavora a fare il monumento di se stesso, terrà un po' in sordina, cioè la crudeltà. Sono dei film di una crudeltà, di una ferocia nei confronti della famiglia e del padre di famiglia e del maschio italiano, diciamo di mezza età, senza eguali. Quello e gli altri film di quegli anni, Ragazze da marito, che è un film non a caso scritto da Age Scarpelli, come Napoletani a Milano. Napoletani a Milano, Ragazze da marito, Marito e moglie sono tre film che sono tre grandi precursori della commedia all'italiana, proprio per l'intreccio di comico e drammatico, per la centralità della figura maschile di mezza età e per la ferocia con cui raccontano le loro storie. Indicativo che siano questi film e non gli adattamenti cinematografici delle sue commedie i titoli più interessanti di Edoardo. La sua strada è quella della televisione, è stato uno dei grandi autori di televisione italiana. Nell'arco, alla fine, poi di 20 anni, costruisce non solo un monumento, ma in realtà una grande sperimentazione. Lui fa una grande sperimentazione linguistica per raccontare non solo Napoli, ma l'Italia, e particolarmente la famiglia italiana, e particolarmente il capofamiglia della famiglia italiana, che forse per questo torna paradossalmente di attualità. Però perché il cinema di Edoardo regista, e direi ancora di più il cinema di Edoardo regista non di propri testi, e direi ancora di più il cinema di Edoardo
regista di quella fase lì è così importante, ci dice alcune cose, proprio perché, come sosteneva Claudio Meldolesi, quella è una fase importante ed è il momento di massima, appunto, acredine di Edoardo, di massimo disincanto e di massima cattiveria di Edoardo prima del ritorno in scena simbolicamente nel 54, alla fine della sua parentesi cinematografica, addirittura nei panni di Pulcinella. Ecco, quel momento lì è un momento di grande tensione, come tutti i momenti di grande tensione creativa, di grande ricchezza, ci dice delle cose importanti su Edoardo Tutto e sulla sua eredità. Perché l'eredità di Edoardo regista cinematografico non esiste, di Edoardo attore cinematografico è, direi, pochina, ma il cinema italiano deve tantissimo a Edoardo commediografo, più ancora che regista di teatro, cioè alle pièce di Edoardo. Direi che tutte le volte che in un film italiano una famiglia si mette a tavola, entra anche Edoardo De Filippo, automaticamente. Cioè, voi vedete entrare con la zuppiera il fantasma di Edoardo. Io vorrei chiudere da dove abbiamo incominciato, perché Camilleri chiude il suo lungo intervento dicendo: la cosa che ritengo davvero straordinaria è che per i napoletani lui sia ancora presente, vivo, nei modi di dire, nelle citazioni, nelle sue battute. Noi siamo stati a Vicolo Saliborio, vicolo di Filumena Marturano, ed è nata come una specie di piccola inchiesta, e la gente è convinta che Filumena Marturano abitava lì, e ci hanno mostrato la casa. È diventato ormai più che un personaggio, è qualcosa di vivo. Edoardo è vive non solo in quel vicolo, ma vive in tutto il paese e sostanzialmente per noi. Grazie a tutti.